dallo Stato, anticipando denaro e lavoro in attesa di un pagamento che può arrivare anche dopo anni. È il caso di un'azienda di Asti, leader mondiale nella produzione di guardrail, che ha da poco riscosso i crediti di 3 anni fa. Riesce a sopravvivere perché esporta in tutto il mondo, ma sono in molti a non farcela e a finire nel baratro del fallimento, o a infrangere la legge, come un imprenditore di Ferrara che non ha pagato l'IVA per poter garantire gli stipendi ai suoi dipendenti. Un reato di necessità, così lo hanno interpretato i giudici assolvendolo.